Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Spero che la nuova location, che è solo per oggi, sarà di vostro gradimento. E una cosa che mi auguro ancora di più è che il rumore delle onde del mare, il leggero vento che c'è, non dia troppo fastidio. Oggi comunque andiamo a fare uno pseudo spacchettamento, così come avevo fatto circa 7-8 mesi fa, tipo intorno a ottobre, settembre, ottobre, così, 2020. E vi farò vedere anche cosa ho comprato oltre a quello. Ovviamente busta da Mondadori bagnata di acqua di mare, però ci piace così. E ovviamente il cestino poi ci farà compagnia quando andrò a buttare tutto questo coso, queste carte. Allora, i miei amici sicuramente mi prenderanno in giro, mi daranno dell'incoerente perché tempo fa avevo detto loro che mi sembrava inopportuno parlare di Natale, il mese di maggio, giugno, insomma, però sono stata io la prima a essere incoerente con quello che ho detto, perché sono andata a comprare una graphic novel di Natale. Oggi è 7 giugno, sono al mare, ovviamente vado a comprare graphic novel dedicate al Natale, ossia a Babbo Morto di Zero Calcare, perché vorrei un attimo capire se posso inserire la graphic novel all'interno del mio progetto per l'esame che darò a luglio. Voglio vedere se appunto posso inserirlo in qualche modo, fare qualche paragone, dato che a lezione, appunto per l'esame di letteratura per l'infanzia, abbiamo parlato sia degli albi illustrati, vi ho fatto tra l'altro anche la recensione dell'albo illustrato che ho scelto per l'esame, e abbiamo parlato anche delle graphic novel. Quindi vediamo un po' se riesco a inserire anche Zero Calcare nel mio progetto d'esame, magari posso fare qualche paragone, qualcosa. Vediamo un po', dato che lei ci tiene, insomma, a queste cose, vediamo un pochino. Vediamo. Però adesso arriva la parte bella. Adesso non posso mettervelo in mostra questo perché, insomma, non ho modo di farlo. Lo poggio qui comunque. E adesso la cosa più bella è lo spacchettamento del libro al buio. L'avevo fatto appunto l'anno scorso. Era verde, scorso anno. Quindi ho evitato il verde anche quest'anno con la paura, il timore che mi capitasse lo stesso libro dello scorso anno, che tra l'altro ho recensito anche, vi lascio su nelle schede la recensione, e poi vorrei fare anche magari una sorta di differenza tra libro e serie TV, dato che molto di recente è uscita anche la serie TV dedicata appunto a quel libro lì che tra l'altro non vi ho detto neanche qual è, cioè Dietro i suoi occhi, Behind His Eyes, dovrebbe essere il titolo della serie TV, che poi tra l'altro anche il titolo originale del libro. Meraviglioso, sia il libro sia la serie, e poi ovviamente per la serie TV adesso vi posso solamente confermare, sia appunto per il libro che per la serie TV, quello che avevo detto nella recensione del libro, perché bene o male i miei pensieri sono rimasti invariati anche per la serie TV. Comunque, recuperate la recensione se volete, e poi magari in futuro farò, diciamo, questo paragone tra libro e serie TV. Adesso spacchettiamo questo rosso. Dice: intrigante, appassionante, coinvolgente. A te che ami le storie con una buona dose di suspense. Vediamo cosa dice dietro invece. Non puoi vedere né titolo né autore, fatti guidare dagli indizi sulla busta. Lascia che sia il libro a scegliere te. Di questo libro hanno detto, vediamo un po'. Impossibile cominciare a leggerlo e non finirlo. Trama ben orchestrata, ritmo e pathos. Mi ha ricordato La ragazza del treno, che io non ho mai letto, quindi mi spaventa un po' la cosa perché a questo punto non so cosa aspettarmi. E poi, tra l'altro, La ragazza del treno neanche lo volevo mai leggere, quindi figuriamoci se potrebbe piacere questo libro. Non lo so, perché se non mi ispirava La ragazza del treno, figuriamoci se mi ispirerà questo libro. Però comunque può darsi che i miei sono solo pregiudizi per quanto riguarda appunto La ragazza del treno, e che in realtà sia bellissimo, fatemi sapere, perché io non lo so, non l'ho mai letto e mai letto i libri dell'autrice. Però comunque vediamo un po'. Mi scoraggia questa cosa della ragazza del treno perché io ho molti pregiudizi per quel libro. Io ogni tanto mi giro perché ho l'ansia che qualcuno mi guardi, ma tanto ho la telecamera interna, quindi poi li vedo in realtà alle mie spalle la gente che passa e se mi guarda. Io ho sempre anche paura di rompere le buste e anche il libro. Poi tra l'altro la busta anche rotta, wow, che figata. Vediamo un po' cos'è.
Meno male è un libro che non ho. Comunque è un altro thriller, ovviamente io sclero. Lei non è quella che pensi. La moglie tra di noi. Sempre ste mogli in giro. Dalle leggere della ragazza del treno, beh, normale, questo l'avevamo capito. Comunque, questo è il libro in questione. Mi ispira tantissimo. Il titolo non molto in realtà. La moglie tra di noi. Però la copertina, ragazzi. Cioè. No, vabbè, bellissimo. Veramente bellissimo. Hedrick e Penanek, che cazzo è? Stanno a giocare con l'amore per il rischio dei loro personaggi, portandoli sul loro del disastro e sfiorandoli a saltare giù. Ah, sono gli autori. Hendrix e Pekkanen, scusate la pronuncia. Adesso vediamo un po' di cosa parla. Leggiamo la trama di questo libro. Vediamo un po'. Ogni relazione ha le sue ombre. Anche il matrimonio perfetto. Allora, ho letto spesso di matrimoni perfetti che poi sfociano in disastri proprio. Non è il primo comunque che leggo, appunto, dicevo prima sempre ste mogli, ste matrimoni, ste cose. Comunque, questo non esclude che possa essere un buon libro. Quando leggerai questo romanzo, farai molte supposizioni. Supporrai che sia la storia di un'ex moglie gelosa, ossessionata della donna che l'ha rimpiazzata nel cuore del suo ex marito, tipico. Oppure penserei che sia quella della ragazza che sta per sposare l'uomo dei suoi sogni, ancora piena di tutte le speranze di una giovane sposa. O ancora ti chiederai se non sia in fondo la storia di un triangolo in cui è difficile capire di chi fidarsi. Beh, certo, è un thriller, immagino che sia questa la strada, no? Ti dirai che è una storia d'amore e odio, di seduzione e paura, di tradimento e giochi di potere. Supporrai di aver capito tutto di Vanessa ed Emma e dell'uomo che amano, le motivazioni dietro le loro azioni, l'anatomia delle relazioni che legano l'uno alle altre. Supporrai di sapere chi sono e cosa muove davvero i loro cuori. Ma ti sbaglierai. Wow, non l'avrei mai detto. Perché questo romanzo è proprio come la realtà, e nella realtà non c'è niente di vero. Nessuna relazione è senza ombra, nessun amore è senza segreti. Ci sono solo gli sprazzi di verità dietro le bugie, o le piccole bugie che insieme fanno una verità. E la verità è l'unico modo per voltare pagina. Il romanzo dell'anno è un thriller psicologico dalle mille sfaccettature, che vi terrà inchiodati ai suoi colpi di scena, catapultandovi dentro una storia che illumina ogni lato dell'amore, anche quelli che nascondiamo perfino a noi stessi. Compulsivo come la ragazza del treno, è uscito in America con una prima tiratura di 300.000 copie, battendo ogni record di vendite e campeggiamento ai primi posti delle classifiche, fin da quando è stato pubblicato nel gennaio 2018. Vediamo un po', mi sembra il tipico romanzo thriller psicologico, ne ho letti parecchi, ripeto, come dicevo prima, o molto spesso, insomma, però vediamo un po' perché non è detto, può darsi pure che possa differenziarsi un po' dagli altri o possa prendere la piega degli altri thriller psicologici che riguardano un matrimonio, ex marito, ex moglie, insomma, un'altra che entra, che esce, insomma. Tipico. Mi sembra tipica storia, insomma, di queste cose qui. Comunque, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!